Giacomo Manzoni, presidente della Fondazione Manzoni per l'Arte e il Design. Varenna, il Pio Manzù, la tua fondazione. Sì, questa iniziativa che parte da Varenna è un progetto nato, se vogliamo, nel 2002, quando vidi l'interno di un'abitazione con un bellissimo quadro di Lucio Fontana, un tre tagli rosso posizionato al di sopra di una cassapanca del Cinquecento. Però è stato un po' come un'illuminazione, perché lì ho capito che l'antico poteva conciliarsi con il moderno, con il contemporaneo. E quindi mi sono chiesto come poteva il design interagire all'interno di una dimora storica, quindi interagire il contemporaneo con l'antico. Un processo non semplice, perché vanno analizzati i vari aspetti sia della parte storica della villa e soprattutto gli oggetti che devono andare a interagire con la villa. Quindi un lavoro non facile, ma noi amiamo le sfide difficili. E certo, una sfida difficile che è stata vinta, perché porre Varenna come capitale del design, che noi vogliamo internazionale, partendo proprio da Pio Manzù, questa figura che è entrata ormai nella leggenda della storia dell'estetica nazionale e internazionale, ci porta a riflettere sulle altre iniziative che come fondazione avete in procinto di portare avanti. Sì, innanzitutto il 30 di novembre avremo questo convegno che si terrà a Bergamo al Chilometro Rosso, dove ci sarà questo ricordo di mio padre nell'anno del doppio anniversario, gli 80 anni dalla nascita, i 50 anni dalla morte, con personaggi di primo livello. E poi con l'anno nuovo questo progetto del design di dimore proseguirà su altre ville, con le quali stiamo definendo adesso gli ultimi dettagli, lungo il lago, per portare il progetto dimore nel design anche in tutto il territorio, diciamo Lecchese, Comasco e anche Varesotto. Ecco, una cosa molto interessante che mi riguarda anche personalmente è il rapporto che la tua istituzione potrebbe anche avere con altre istituzioni ufficiali come l'università. È in procinto di pubblicazione un catalogo, un volume che pubblichiamo a Firenze presso il corso di design della facoltà di architettura, proprio sulla figura di tuo papà. Quali sono secondo te le prospettive dove la scuola possa intervenire in modo efficiente e virtuoso in occasioni come queste che tu sai porgere? Mi riferisco in particolare agli archivi e all'uso della documentazione didattica per gli studenti. Ma sicuramente con le università stiamo portando avanti una serie di progetti, uno dei quali è quello di reinterpretare alcuni oggetti di mio padre, ma poi anche di altri designer, con i nuovi allievi, i nuovi futuri designer, futuri architetti, che possono utilizzare le nuove tecnologie, che sono quelle che possono portare qualcosa di innovativo oggi nel campo del design. Perché ovviamente disegnare una nuova sedia, un nuovo tavolo diventa sempre più difficile, perché ce ne sono tantissimi. Però i materiali di oggi, con l'innovazione, possono creare un qualcosa che 10, anche solo 10 anni fa, era impensabile poter realizzare. Certo, perciò un'attività dove Pio Manzù non sarà solamente un aspetto, diciamo, non assumerà solamente un aspetto storico, ma un aspetto attualissimo, come è stata tutta la sua opera, come abbiamo visto oggi, opera anticipatrice che io penso tutti debbano conoscere. È una grande opportunità che tu hai voluto dare e che noi veramente, anche a livello proprio degli amici di Varenna, così ti siamo veramente grati. Vuoi fare un saluto in particolare? Ma voglio sicuramente ringraziare chi ha collaborato alla realizzazione, oltre ovviamente alle istituzioni, a partire dal Comune di Varenna e anche Villa Cipressi,
e poi sicuramente lo staff della Fondazione Manzoni, che ha svolto egregiamente il proprio lavoro in ogni proprio settore. Perfetto, grazie, buona serata, ciao Giacomo e grazie ancora.